Buongiorno ragazzi, sveglia presto, si prepara la barca per partire in direzione Grecia. Cielo molto pulito, vento assente al momento. Vediamo cosa ci riserverà il mare una volta usciti dal porto. L'equipaggio è tutto in movimento, ognuno al suo posto, a sistemare le cime, parabordi, cavi. Capitano, buongiorno. Good morning. Anche Giovanni sta facendo la sua parte oggi. L'abbiamo buttato dal letto. Lì abbiamo il capitan Pazio con la cima e i molloni. Accendiamo i motori. Ragazzi, ore 5:45. Abbiamo sciolto già alcune cime di prua. Siamo pronti per la partenza. Appena staccati dalla terra. Capitano, tutto bene? Tutto ok. Qui abbiamo il promontorio di Santa Maria di Leuca. Ragazzi, l'emozione di fare il caffè in mare, sempre come la prima volta. Il profumo è da Dio. Ragazzi, non è facile versare il caffè in queste condizioni, eh? Non siamo a terra, siamo in acqua, in marcia, ancora caffè. Giovanni, la colazione di oggi prevede fette biscottate con confetture e per i più golosi abbiamo da questa parte anche la Nutella. Ragazzi, il caffè è pronto! Abbiamo avvisato che la colazione è pronta. Questa è l'analcolica, capito? Giusto per... Se vuoi bicchiere, attraverso, se no... mantenere il ritmo. Ragazzi, siamo appena arrivati a Otoni, una vera piscina, un mare incredibile, temperatura molto bella all'esterno. Non abbiamo ancora toccato l'acqua per vedere la temperatura. Tra poco faremo un bel bagno rinfrescante e poi si cucina. Continuate a guardare il video per vedere cosa bolle in pentola. Dopo tutte le manovre fatte di spostamento e messa in sicurezza della barca, stavo per scivolare. I compagni di viaggio, l'acqua, ragazzi, è veramente fresca, molto fresca. Ciao Michele. Hamburger di scottona, insalata fresca a colori e un bel vinello San Marco salice salentino. Olio, poesia, pane. Yes, yes. Ragazzi, siamo arrivati al dolce. I just ate too, you know. Al caffè, siamo in compagnia. Iaris, vi lascio Iaris con il link in descrizione al suo canale. Tomorrow you leave tomorrow or you stay? Saturday. Saturday. So you stay here till Saturday. Yeah.
Ragazzi, siamo venuti a cena a questo piccolo ristorantino sull'isola di Otoni, Taverna dei Sogni. Eccola qua. Ha una terrazzina sul mare, molto caratteristica. Qui abbiamo anche un menù. Noi abbiamo ordinato del tonno pescato nel pomeriggio, frittura di calamari, insalata greca e la birra Mythos. Abbiamo appena ordinato la classica birra Mythos. Il capitano si accinge a versarla in maniera egregia, con tanta schiuma, a strizzare l'anidride carbonica, altrimenti va tutta in pancia. Questa è l'insalata greca? Questa è l'insalata greca, si da dividere. Sì, con la vita. Arrivata la frittura dei calamari, il profumo, ragazzi, in video, purtroppo. Frittura di calamari freschi. Tonno pescato questa mattina nel canale d'Otranto dai nostri amici. Quindi ci hanno portato i bicchieri, il ghiaccio, abbiamo l'uzzo e poi abbiamo anche l'acqua per fare il mix completo. Buongiorno amici, ciao, buongiorno, buongiorno e bentornati. Bella giornata calda, siamo sempre a Otoni, il traghetto quotidiano da Corfù viene a portare persone, provviste e rifornimenti giustamente all'isola. Vera e propria piscina, mi scuso per l'audio, ma c'è il traghetto qui a fianco. Abbiamo Peperita, la barca dell'amico Francesco Sena. Arriva di tutto questa mattina: tegole, isolazione. Ogni mezzo di trasporto è utile qui sull'isola, qualsiasi cosa si può. Bici nuova, abbiamo la Benetton del carissimo Romano, questa è l'auto della Guardia Costiera e Polizia Locale. La preparazione della colazione, il tocco di classe dello chef Giovanni. Colazione. Ragazzi, abbiamo appena lasciato Otoni, direzione Merlera. Qui abbiamo un nuovo membro dell'equipaggio. Qui abbiamo Giovanni con le cime. Ci siamo, ragazzi. Fazio mette in sicurezza le altre boe. Saprua, eccolo lì. Abbiamo abbastanza mare, facciamo una panoramica dei divani. Qui abbiamo il divano di Giovanni, il divano di Fazio. Titano come il meteo, abbiamo un vento abbastanza formato, abbastanza. Qui abbiamo Fazio, lasciamo l'isola che ci ha ospitato di Otoni e ci dirigiamo verso Merlera. Eccola lì. Capitano, com'è la situazione? Guarda, siamo una meraviglia. Prodotti salutari, cioè che ci salutano la vita. Salutano la vita. Vediamo un attimino com'è il grana. 12 mesi di stagionatura.